Ciao a tutti, da me e da Pomettino. Molto bene, bravo Pomettino. Allora, voi sapete già chi è, ovviamente io no, quindi direi di scoprirlo subito. Questa volta lo voglio pescare io, non come Amaya che l'ha pescata la tazza, però in un altro video. Vediamo un po'. Questa, dai. Questa chi è? Chi sarà? Nanana. Ok, non ho ancora visto niente. Non si capisce niente. Daria. Ok, vediamo un po' come farla. Perché. Vediamo, bella però Daria. Vado a prenderla, vediamo i colori. Molto bene. Ok, eccola qua vicino a Pomettino. Pomettino, sei contento che è uscito Daria? Eh sì. È bellissima ed è una anche delle mie preferite, quindi molto bene. Allora, essendo che comunque lo Zenzi è ridotto nei colori, nel senso, non è che posso metterci tutti i colori del mondo, ho pensato soffermiamoci sul bianco, il nero, il rosso e il fucsia, che sono questi i colori principali. C'è anche l'oro e poi qua è nella maglietta praticamente tutti gli altri colori dell'arcobaleno. Quindi ho pensato di fare la glassa sul fucsia, magari cercare un fucsia perlato, un qualcosa, ho mischiato qualcosa di perlato come i capelli. Poi facciamo la glassa anche delle braccia fucsia e poi facciamo i dettagli, quindi fiocco, così lo facciamo bianco, nero e rosso in teoria, e poi alla fine coloriamo con gli acrilici, appunto, con tutti questi colori qua. Ah, c'è anche l'argento qui. Non so, questa era la mia idea. Ovviamente poi adesso scelgo lo Zenzi, vedo anche cosa riesco a fare per metterci appunto tutti i colori, perché comunque ci andranno tutti i colori. Non so ancora come li metterò, però li metterò. Molto bene, quello che mi frega è questa magliettina qua, ma è talmente poco, quindi si può fare qualcosa, e poi per il resto verde, rosso, così li mettiamo tutti. Non so ancora come, ce lo dirà il tempo. Molto, molto bene. Ok, allora ho scelto lo Zenzi e ve lo faccio subito vedere. Eccolo qui, ho scelto Zenzi Cookie. Ho scelto Zenzi Cookie perché? Perché ho fatto tutti questi cosi qua che sono tipo le cose dei cioccolatini, no? Il cioccolato. E quindi ho pensato che poi questi possono essere colorati dei colori che lei ha su. Tipo ha un po' di colorine lì, un po' di colorina. Oppure magari questi colorarli come se fossero delle rose. Quello non lo so ancora, tanto poi lo faremo alla fine. Infatti, questa volta voglio provare a fare solo la glassa e il corpo colorato e poi tutti gli altri dettagli, quindi bottone e tutti questi pallini qua, alla fine con gli acrilici. Molto bene, così da fare solo una colata di resina. Poi ho già colorato il fiocco bianco, così mi sono già portata avanti, così sto aspettando che si asciuga, e in questo caso il bianco ho usato lo smalto, invece per il nero ho usato l'acrilico ed è ancora bagnato, ma intanto adesso dobbiamo comunque fare la glassa. Parlando della glassa, volevo farla dei colori dei suoi capelli, però non avevo quel colore. Infatti, se potete notare dal casino che c'è, l'ho fatto io. Ho provato a fare questo colore qua e come l'ho fatto? Ho mischiato questo colore, il fucsia, un po' di rosso, un po' di questo bianco perlato, un po' di questo rosa perlato e un po' di questo fucsia, un po' più scuro. Li ho mischiati tutti fino a ottenere questo colore. Molto 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 bene. Invece per il corpo vorrei fare un po', mica di tutto, il suo colore del corpo. Quindi questo marroncino qua che poi è ramato, perlato, metallizzato, non so, è bellissimo. Quindi ho pensato di fare così. E poi per le decorazioni vediamo dopo. Quindi adesso mi resta una cosa da fare. Ora li facciamo la glassa. E faccio vedere bene questo colore qua. Eccolo qui. Lei ha un colore di capelli, come si dice, strano,
Non è proprio un fucsia, un rosa, un fucsia, non lo so. Ok, ho abbassato un po' la telecamera del telefono e adesso vado a fargli la glassa. Ok, allora sembra quasi che punti un po' sul rosso questo pigmento, però vabbè, io ci ho provato a fare il più simile possibile a lei. Adesso vado a sistemare bene questi qua e vado anche a cercare di levare tutta la polverina che mi è uscita. Per il momento è così e poi appena gli occhi si asciugano passiamo a dipingere il corpo. Molto molto bene. Ok, ho preparato la resina e adesso andiamo subito a colarla. Prima di tutto nei dettagli, qua ce ne abbiamo di più. E sto usando la resina, quella poliuretanica, quindi quella veloce. Quindi devo fare veloce. Ok, manchi tu. Manchi tu e adesso versiamo. Ok, è caduto il rubino, ora lo levo. Due rubini, perfetto. Ok, allora ho messo nella resina questo, ma proprio leggerissimo per non avere la resina completamente bianca. E poi me ne è avanzata un pochino e ho fatto questo e questo. Guarda, si sta già catalizzando. Quando è pronto, andiamo avanti con le decorations. Ok, allora è passato un bel po', quindi adesso è il momento di scoprire. Devo scoprire prima gli orsetti. Vediamo, il colore è diventato molto molto chiaro, come si può ben vedere, sembra un bianco latte. Forse devo mettere più pigmento, però in teoria, con il fatto che ho spennellato per bene, in teoria. Comunque guardate che belli orsetti. Qua c'è un glitter, ovviamente, non può mai mancare. Molto bene, ma adesso prendiamo il nostro protagonista. Zenzino Cookie, vediamo un po' che cosa ho combinato. Ho visto del nero. Sì, c'è ancora del nero, ma mamma, ma che carino! Ok, ho visto del nero, ma niente di che, perché comunque il nero su c'è, quindi a posto. Ok, allora è un po' un bel casino perché, ma comunque i capelli mi sono usciti. Devo dire che la glassa secondo me si avvicina abbastanza, ma anche diverse sfumature, alcuni vanno un po' più sul rosso, alcuni un po' più sul bianco, alcuni un po' più sul fucsia. Più che rosso, sì, è un fucsia rosso. Mi piace, il colore del corpo mi piace molto, ma adesso dobbiamo colorarlo questo zenzino, ok? Ok, ecco qui. Molto bene, io direi di partire facendo i dettagli della faccia, così comincia già a prendere un po' più di personalità. Quindi prepariamo il nero per fare bocca e sopracciglia e poi dovevo aprire prima i colori, ma non l'ho fatto. Prendiamo il fucsia per fare le guance. Perfetto. Poi passiamo, mi sono già sozzata, poi passiamo a vedere come fare il todos. Allora, prendiamo il nero. Così. Vedete? Può essere. Ok, ovviamente adesso non ho ancora portato qua la bambolina perché mi terrorizza, perché ho qua un casino, ho ancora tutto un bel casino qua. Ok, allora, il nero è fatto. E adesso passiamo al fucsia. Questo zenzino ha dei dettagli davvero piccolini. Sono
sono passata dallo Zenzi, quello là di Zenzi Hulk, a questo piccolo zenzino. Molto molto carino. Ok, guardate adesso. Ha un po' più di personalità. Un po' più di personalità. È uscito zenzino. Molto bene. Adesso prendiamo l'oro e l'argento. Poi il rosso. Sì, ho preso il giallo al posto del rosso. Il rosso e il verde. Provo a fare una cosa. Non so se mi uscirà, ma io ci provo a fare i cookie. Cioè i cookie, sì, i pezzettini di cioccolato. Voglio provare a fare come se fossero delle roselline. Ok, quindi incominciamo con il rosso. E come faccio? Che ne so io? Sto improvvisando. Prima di tutto vado a colorare il cookie. Ci stavo prendendo il nero. Ci manca solo quello. Continuo a dire il cookie. Diciamo che più che rosso a me sembra un fucsia. Allora ne facciamo un po' così. Cioè ha lo stesso colore della glassa. Ma scusa, ma non è il rosso? Qua c'è scritto rosso. Quindi proviamo a prendere questo. Questo qua che è un rosso metallizzato. Vediamo cosa succede. Se c'è ancora più rosa. Proviamo. No, non ha niente del rosso, niente, ma proprio un bel niente. Ok, quindi adesso faccio ancora qui. E direi basta. Poi, allora, ho messo qui i colori che mancano, perché lei sulla maglietta ha, oltre il bianco e l'oro, ha anche proprio la scritta Rainbow con sotto l'arcobaleno. Quindi tutti questi cosini qua che sono avanzati adesso diventeranno tutti colorati. Non li metto proprio come un senso. Allora, abbiamo fatto il verde. Adesso facciamo l'arancio. Viola. Ok, devo capire che colore fare i bottoni. Sembrano M&M's. Poi viola l'ho fatto, adesso facciamo il giallo. Dove facciamo il giallo? Facciamolo qui. Che è uscito bello chiaro il cosino, quindi il giallo dovrebbe vedersi bene. Perfetto. Poi manca l'azzurro. Sì, non, metti fuoco però, dai. Allora, vediamo un po'. Li ho fatti tutti i colori. Qua però ne mancano uno, due e tre. Quindi faccio ancora il rosso. Perché poi ho intenzione di fare una cosa che potrebbe ribaltare tutta la situations, nel senso che potrei o abbellire il Todos o farlo diventare una schifezzina. Ok, e mi serve per fare questa cosa il verde, che è chiuso, apriamolo, proviamo. Mettiamo qua un po' di verde, un verde più scuro, prima ho usato quello più chiaro, e voglio fare come lei ha sulla gonna, come se il rosso avesse le, porca miseria, le foglie. Però forse devo aspettare che si asciuga il rosso fucsia. No, io voglio farlo comunque. Allora qua deve solamente rimanere un po' di verde, senza troppo senso, solamente un po' di verde dove ci sono le cosine rosse. Ok, vediamo di farlo anche qui.
Ok, facciamolo qui. Qui. Perfetto, e manca questo qua che è talmente piccinino. Ah! Spezzate. Così e così. No, non mi piace. Ok, più o meno ce l'ho fatta. Adesso rimangono i bottoni. Aspettate che ve lo... Ah no, c'è neanche uno qui, aspettate. Aspetta, sì, stavo prendendo ancora il rosso. Aspettate, questo non l'avevo mica visto. Ok, fatto. Oh, su questo qua piccinino vuole rimanere sul verde. Ci riprovo. Dai. So che vuoi rimanere. Guardate come se lo ciuccia via. Porca miseria. Ok, però ce l'ho fatta. Ah. Ma pensa te, devo stare qua 3 ore. Non capisco perché sono gli altri verde rimasto e qui no. Quindi sapete cosa vi dico? Lo lasciamo così. Perfetto. Comunque mi sono zozzata tutte le dita. Vediamo se riesco a prenderlo. Oh, ma che carino. Che carino. Adesso, essendo che mi sono rimasti da usare solo l'oro e l'argento, fare i bottoni può essere un'idea carina. Tiriamo fuori l'oro e tiriamo fuori l'argento. Mi mancano solamente questi due colori, quindi non avrebbe senso non usarli così. L'oro è anche molto carino, non è pesante e ci sta. Si pulisco e adesso mettiamo l'argento. Anche l'argento è molto carino. Ma pensate. Ok. Quindi in teoria dovrei aver fatto tutto perché i colori li ho messi, c'era tutto di tutto. Quindi l'unica cosa che mi rimane da fare adesso è aspettare che si asciuga il tutto. Poi lo rimazzo da qualche parte, poi sistemo tutto quello che c'è da sistemare e la mettiamo vicino a lei. Wow, ci siamo quasi, baby. Ok, eccoci qui. Ve lo faccio vedere finito. E vicino a lei anche. Tan 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 tan. O metto a fuoco lui o lei? Lui o lei? Facciamo così. Più o meno. Allora. Poi, ah, mi sono dimenticata di dire che ho lucidato tutti i dettagli con il lucido V molto molto bene. Ho fatto anche gli altri poi. E finalmente, finalmente, finalmente devo dire che è bellissimo. Allora, avviciniamo lei. Praticamente il colore dei capelli ci sta un botto. Cioè dei capelli della glassa. Molto bene, poi ci sono tutti i colori suoi e sono riuscita anche a fare le roselline, più o meno, anche se non è perfettamente rosso, però se guardiamo nemmeno qui è perfettamente rosso. Penso sia anche dallo stesso colore, come dallo stesso colore anche le scarpe. Poi il nero ci sono comunque negli occhi, nelle sopracciglia, quindi ci sono tutti i colori. Molto, molto bene. Devo dire che mi piace veramente tantissimo. Non so, è incredibile. Perfetto, pomettino. Ti è piaciuto? Sì, ti piace? Mettiamo qui. Ecco, facciamolo qui. Vediamo. Guardate che carino. Molto molto bene. Vi ricordo Instagram e lista di Amazon nell'info box. O nella descrizione, chiamatela un po' come volete, come volete. Sono molto esaltata perché mi piace davvero molto. È uscito veramente, 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 ma veramente molto carino. E niente, allora chissà chi sarà la prossima. Pomettino saluta. Bravo. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao.